parlo così. E beve, beve, beve. Oggi, amici di Passione Motori, sarò il vostro narratore. In questo video voi vedrete sia me come personaggio, no? Come protagonista, sia me come narratore. Vi seguirò e vi narrerò. Perché? Perché questi video sono di un fottuto anno fa. Vi spiego, cerchiamo di mantenere la calma. Progetto, azienda coi Carmageddon. Decidiamo di importare auto. Noi non siamo gli importatori, noi siamo coloro che si affidano all'importatore, che nel nostro caso è MC Import. Scelgono la macchina, la portano in Italia, la modificano e rendono incredibile e la rivendono. Progetto che si può fare sia con auto italiane, sia con auto estere, sia con auto che scegliamo noi, sia con auto che sceglie il cliente. Ve l'avevamo raccontato. Decidiamo di fare questa cosa. Covid, quarantena, quindi ritardi per far arrivare la macchina dall'estero, dogane chiuse, un casino della Madonna, poi ritardi con le aziende che dovevano appunto aiutarci a fare tutti i lavori sulla macchina. Finalmente dopo un anno la macchina diciamo che è pronta, quindi io tutte le clip che ho girato per i diversi episodi finalmente posso farle uscire. Meno male che ho detto preferirei farle uscire tutte insieme in diversi episodi, uno ogni settimana, piuttosto che metterne fuori uno e poi passa il tempo. Meno male, perché altrimenti voi avreste visto una puntata ogni 3 mesi. Invece adesso usciranno le puntate una ogni settimana a partire da oggi. Ovviamente in questo video vedrete l'auto all'inizio un po' sporca, con delle cose da sistemare, perché l'abbiamo scelta apposta che avesse una meccanica perfetta ma con qualcosa da sistemare di carrozzeria, perché tanto l'avremmo rifatta completamente. Buona visione. Matteo ci ha fatto una sorpresa. Ieri mi ha chiamato, mi ha fatto una videochiamata e mi ha fatto vedere l'auto in cui si trovava. Posso dire di essere ufficialmente agitato. È arrivata. E quindi non ci rimane che andare a vederla e provarla. Dove siamo? Dove stiamo andando? Cosa stiamo facendo? Allora, abbiamo un pochettino di stomacchino ribaltato, però in senso positivo, è per un po' di emozione. Bella sta strada. Buono questo succo. Buono questo succo. Siamo nella via di Matteo, siamo finalmente arrivati. Rolling, they hating. Cosa faccio, lo chiamo? Pronto Matteo, buongiorno. Noi siamo appena arrivati, siamo vicino al suo Grand Cherokee bianco. Bene, stiamo entrando nel ghetto. Madonna. Da MC Import abbiamo iniziato a movimentare tutte le auto per vedere la nostra arrivata. Guarda con gli occhialini d'artista. Ma prima non ho potuto resistere e ho provato una S15 che avevano in sede con turbina top mount e wastegate esterna, uguale all'auto che abbiamo preso e che tra poco vi svelo. Siamo su un S15. Siamo su un S15. E non è la tua? No. Quindi sentiamo il turbo, no? Sentiamo. L'emozione di ritornare su una cazzo di S15, non ci posso credere. E poi amici, finalmente la nostra. Ma quante robe ha messo qua questo? Dentro c'è proprio il tipico odore di auto giapponese, sì. Sempre quello, cazzo. Ma come, chissà perché. Cioè il motore è perfetto, gli uomini sono bellissimi. Ma che Garrett è? Minchia, ma è grossa, eh. Ok raga, questa è lei, è arrivata. Incredibile. Siamo in mezzo a un paio di Skyline, un Chaser, un S15, come vedete lì, e la nostra S14. Wastegate esterna, turbina maggiorata top mount della Garrett e un po' di robe. Abbiamo qui la chiave. Dobbiamo andare a fare benzina perché la macchina è arrivata senza benzina. Siamo tornati nella Jeep di Teo, la sua auto preferita. Allora io non so se metterò questa cosa nel video, però io la riprendo. È una storia un po' lunga da spiegare. In pratica è saltata in aria una casa e mi sembrava una cosa sicuramente inusuale e interessante da riprendere, e quindi ecco che l'ho ripresa. Oh, mi raccomando, non provateci a casa. Sai dove era la... Raga, ma scherziamo. Quel pezzo di marmo che ti ho detto che era conficcato. E in quella casa lì. Guarda, guarda come ha piegato queste cose di ferro. No, io non ci credo. Ha piegato tutto. No, io non ci credo. Alla fine, dopo aver visto un po' di abitazioni divelte, siamo arrivati dal benzinaio. Tornati alla base, abbiamo messo benzina nella Nissan Silvia S14 Cookie e nel baule abbiamo trovato... Ma penso a te! Scusa, ma... Mica, ma va che impianto qua! Mica, ma proviamolo subito! In realtà non abbiamo provato l'impianto perché io non vedevo l'ora di accendere la S14 e di provarla.
accesa la radio. Sì, ho visto. Benzina, erba o il culo, nessuno va in giro a grandi. Sono un po' emozionato. Laviamola. Allora, è da lavare. Abbiamo da sistemare questa botticina qua. Tanto poi comunque sappiamo già che verrà wrappata, eccetera. Cambiare i cerchi, via. Anche qui vedete tutte queste cose, tutto da sistemare, fare un po' di lavoretti di carrozzeria. Vedremo se cambiare silenziatore, capiremo. Anche perché tanto ci sarebbe da mettere il body kit, quindi dentro sedili, bah. Io li cambierei, metterei qualcosa di sportivo. Dietro sono anche bellini, solo da lavare un po'. Abbiamo tutti gli indicatori. Abbiamo qua pressione dell'olio, i volt della batteria, pressione del turbo. E pressione del turbo che in realtà c'è anche qua, o sbaglio? Eh no, non mi sbaglio. La radio addirittura così. La turbina non prende, però cioè non fa tanto casino. A bassi giri no. Questa qua prende in alto di brutto, te l'ho detto. Da un S14 riprendiamo un Cesare e un S15. Senti il suono com'è diverso con sta turbina, mamma mia. Collettori e turbina, madonna, cambia di brutto, eh. Messi sotto a lavarla molto bene, anche sotto alla scocca, per controllarla e confermare che fosse tutto ok. Già da lavata iniziava a fare un'altra scena e mancavano ancora tutte le modifiche. Tocca poi a Tommy provarla. Porca puttana. E poi è toccato a me. Non è male l'assetto. No, 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 l'assetto me l'assetto. È bello duro, però è incollata. Bello, mi piace. T'ho detto che tira. Bello, bello, bello. Davanti un camion che, mamma mia, mi fa paura, perché sto guardando. Se perde un ciocco basta di legno, solo infatti. Basta che ne perde uno, esplode la macchina, cazzo. Coglio. Ma va forte, va forte. Puttana. Cioè, alla fine 350 cavalli, mi sa che sono 350 veri veri. Sì, sì. 348 ma reali. Dobbiamo guardare, però non ho guardato a che quanti bar era 348. È vero. Ho provato a guardare io allora. Andata via. Sì, ma tra l'altro un bar, più di un bar e mezzo, Ah, davvero? Sì. No, sono contento che va forte. Quindi già possiamo offrire macchine che va forte. Le macchine che vanno lente non le vogliamo vendere. O no? Comunque, ma che va forte davvero, una parte gli scherzi. Sì. Sai cosa che guidarle, starci a passeggero la vivi proprio in maniera diversa. Scusate, la prima volta che hai aperto mi sono cagato addosso. E anche io adesso. Poi urla. Urla di brutto. Porca puttana. Che
spengo? Tanto c'è il turbo timer. Sì, sì, spengo. Conclusioni. C'è una pianta in mezzo ai coglioni. Ecco, facciamo così. È ancora in mezzo ai coglioni. Ok, conclusioni. Spero intanto che la macchina, ovviamente adesso è ancora, cioè, è base. Però spero che intanto la macchina vi abbia suscitato un po' di interesse. La turbina che monta, ovviamente monta tanti pezzi. Probabilmente li elencheremo nei prossimi episodi o li diremo agli interessati che vorranno acquistare la macchina. Però comunque sappiate che il motore è bello interessante. Abbiamo una rullata, quindi cavalli bancati 348. Avrei pensato che fossero molto di più per come la macchina va. Spero appunto che wastegate esterna, turbina maggiorata, tutte queste robe un po' così molto JDM vi siano piaciute. E niente, noi ci vediamo domenica prossima per vedere le prime modifiche che verranno fatte a questa macchina. Io vi lascio con un piccolo spoiler, perché come vi ho detto, appunto, ci sarà da montare body kit, cerchi, spoiler, e poi la macchina deve venire anche wrappata. Va bene, non mi dilungo ancora, spero che questa serie vi piaccia. Io nel frattempo, adesso che voi vedete questo video, mi sono comprato in realtà un'altra macchina, ma non per fare appunto la compravendita con i Carmageddon, ma questa l'ho presa proprio per me e per il canale, per farci sopra una decina di video dove anche questa viene modificata. Questa viene proprio utilizzata su strada, quindi assicurata, bollo eccetera, intestata a me medesimo, e poi verrà venduta anche quella. Ho deciso che quest'anno, ve l'ho detto, quest'anno drift e modifiche, sempre macchine nuove sul canale, modifiche fatte bene, bella roba da vedere, bel contenuto, e poi ovviamente vengono rivendute perché non posso avere 50.000 macchine. Spero che questo 2021 vi gasi sul canale Passione Motori. Noi ci vediamo come al solito al prossimo video. Ricordatevi di seguirmi sulla piattaforma Viola, link in descrizione. Mi raccomando, fate i bravi, mettete like, vedete di meritarvi tutti questi contenuti, tutte queste robe. Non è che già lo vedete a gratis, mettete almeno sto cazzo di like. Bravi, ciao belli. We'll be right back.